Guida rapida a YouTube tramite Apple iPhone. Sigla! Benvenuto. Benvenuto in questo nuovo video del canale Felicità e Pace. Oggi ti farò vedere come usare YouTube tramite smartphone iPhone. Perché a volte non è proprio così immediato come si pensa. Apriamo l'app di YouTube e se vediamo qua su in cima questa specie di iconcina di questo omino stilizzato, vuol dire che non abbiamo ancora effettuato l'accesso. Quindi ci clicchiamo, clicchiamo su accedi, quindi selezioniamo conferma, continua, per permettere a YouTube di utilizzare google.com per eseguire l'accesso. A questo punto, se abbiamo già un indirizzo di posta elettronica su Gmail, possiamo utilizzare questo per effettuare l'accesso senza ulteriori passi. Mentre invece, se vogliamo creare un account, clicchiamo su Crea account. Selezioniamo Per me. Inseriamo il nome e cognome della persona che lo utilizzerà, quindi il mio nome e cognome. Inseriamo la propria data di nascita. Selezioniamo fine. Il proprio anno. Il proprio genere e quindi clicchiamo anche qui su avanti. YouTube ci presenterà una serie di indirizzi email. Se quelli che YouTube ci propone non ci piace, ne possiamo scegliere un altro scrivendo il proprio indirizzo, provando cioè a vedere se quell'indirizzo è libero. In questo caso YouTube mi sta dicendo che quell'indirizzo esiste già. Immettiamo un numero di telefono che ci serve per confermare l'account ed eventualmente recuperare l'account nel caso ci dimenticassimo la password, non riuscissimo a accedere, e per confermare che quell'account è nostro. Scorriamo in basso e clicchiamo accetto. Inseriamo il codice e clicchiamo su avanti. Ok, il nostro account è creato. Clicchiamo quindi su avanti ancora. Clicchiamo su personalizzazione rapida. Qui ci vengono chiesti le impostazioni sui cookie, leggete bene tutto, io ho già letto in precedenza tutto. Facciamo quindi conferma, ancora privacy, termini sulla privacy, accetto. Qui viene indicata la vostra iniziale e ora siete già dentro YouTube come utente registrato. A questo punto cerchiamo il canale. Io l'avevo già cercato, quindi mi compare sotto. Comunque semplicemente voi scrivetelo qui, Felicità e Pace. Cliccate quindi sulla scritta del canale ed entrerete nel mio canale. A questo punto non resta altro che cliccare su iscriviti e così sarete iscritti, ma ancora non vi arriverà una notifica quando io pubblicherò un nuovo video. Quindi per attivare le notifiche basta semplicemente cliccare sulla campanellina e poi selezionare cliccare su tutte. Come vedete sotto riceverai tutte le notifiche. A questo punto siamo iscritti. Passiamo quindi a cliccare su un video
per commentarlo. Se cominciamo a salire gli scalini. Stoppiamo il video. Per ora, tanto poi vi consiglio di vederlo, questo è un bellissimo video. Lasciamo un mi piace se ci piace il video. Questo per voi non è niente, ma per me è importante, perché farà capire all'algoritmo di YouTube che questi video sono interessanti non solo per voi, ma anche per tutta la community. Quindi è importante lasciare un mi piace. Poi abbiamo il condividi, per condividerlo su tutti i social network, su WhatsApp, per copiare il link, una serie di cose. Scarica sarebbe per scaricare il video, ma solo per quelli che hanno un account di YouTube a pagamento, quindi non ci interessa. E salva per salvarlo in una playlist, per guardarlo più tardi, perché c'è la playlist, guarda più tardi. Arriviamo a voglio commentare questo video. Come faccio? Semplicemente lo scrivo qui sotto. Qui sotto c'è la sezione commenti. Bellissimo luogo, dà veramente un immenso senso di pace. Grazie per avermi fatto coprire. E quindi clicchiamo sulla freccettina per inviare questo commento. Ecco che il commento è comparso. A questo punto, se vogliamo tornare al video per vedere per esempio la descrizione e tutta una serie di cose, basta cliccare su questa X e torneremo nel video. Per vedere ad esempio la descrizione, che ci indicherà molte cose, quindi dove è stato fatto, perché eventualmente ci saranno i capitoli del video, si può cliccare qui. Ora, in questo video i capitoli non ci sono, ve lo faccio vedere in un altro video. Per uscire da questo video semplicemente clicco su questa freccettina in alto e torno di nuovo al canale. Per esempio, uno dove ci sono i capitoli è il presepe illuminato. Per vedere i capitoli, sempre i capitoli, ricordiamo, sono nella descrizione, quindi clicco la freccettina e ecco qui che ci sono tutti i capitoli. Cliccando su uno di questi timestamp, cioè sarebbero capitolo temporale, andiamo a vedere la chiesa di Manarola, ecco che arrivo in chiesa. Ecco effettivamente che sono arrivato. In descrizione, qui sotto, potete trovare tutte le varie sezioni del video. Ecco appunto. Per andare subito a quella di vostro interesse. Quindi, qui sotto abbiamo tutte le sezioni del video. Inoltre ci sono tutta una serie di informazioni, quando è stato registrato, quali sono i dispositivi che ho usato per registrarlo, quali sono le canzoni, copyright e quant'altro. Quindi a questo punto abbiamo finito. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E ora sapete come si fa, quindi non avete più scuse. Se invece volete vedere come registrarvi su YouTube da Android e da PC, semplicemente cliccate sulle icone che appariranno qui accanto. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti Shanti.